È una misura molto forte di riduzione dell'autonomia dell'azienda, ma l'obiettivo è spingere AstraZeneca a rispettare i tempi contrattuali e le forniture che erano state assicurate di vaccino all'Italia. Poi che Johnson se la prenda, insomma, forse perché l'azienda è inglese almeno per metà, per l'Australia, ma insomma è un meccanismo che riguarda l'azienda, non Certo. l'Australia. Oggi e domani il problema italiano non è l'approvvigionamento, ma la somministrazione. Siccome lo sforzo che il governo sta facendo con il nuovo capo della protezione civile, il nuovo commissario, quindi con Figliuolo e con Curcio, lo sforzo che l'Italia sta facendo è di far crescere rapidamente, in modo consistentissimo, la capacità di somministrare vaccini. È evidente che questo è un messaggio forte alle aziende fornitrici, in questo caso AstraZeneca, che è quella più in ritardo rispetto al programma di forniture concordato, e noi ci fidiamo Certo. delle previsioni e lavoriamo in vista, aumentando la nostra capacità in vista delle forniture. Non è che poi voi potete fare come volete. E soprattutto, ma lo ripeto per la terza volta perché è importante, il paese di destinazione è un paese non vulnerabile, cioè che non ha bisogno oggi di quei vaccini che andavano lì anziché restare qui dove ce n'è molto più bisogno. E lo ripeto anche questo, perché sennò io ho visto altre forze politiche esultare il nazionalismo vaccinale. No, questo è il regolamento europeo, è la politica europea sui vaccini, che poteva magari anche funzionare meglio, ma che, come vediamo, ha predisposto strumenti adeguati.